l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia. Viva l'Italia, canta Francesco De Gregori, e proprio sui 150 anni dell'Unità d'Italia era incentrata l'ottava settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto, sottotitolo Un cammino ancora da completare. Intanto partiamo dalla volontà dichiarata di celebrare l'Unità d'Italia, pur constatando che l'unità nostra è un'unità incompiuta e in quanto incompiuta necessita in questo momento di alcune riforme coraggiose e urgenti proprio perché si dia compimento a quello che ancora non si è realizzato. La seconda serata prevedeva che si chiedesse al relatore di aiutarci ad individuare le ragioni dell'unità, idee e forze a confronto, il momento più difficile da affrontare perché è estremamente difficile rispondere alla domanda perché noi vogliamo l'unità e perché festeggiamo l'unità e la vogliamo ancora. E poi si voleva concludere, e questa sera ci sarà il segretario della CEI, Monsignor Crociata, affrontando la questione meridionale che è strettissimamente legata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, per avere qualche indicazione relativamente al Magistero della Chiesa e al compito dei cristiani, dei cattolici in proposito. L'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Una prima serata dove lo storico Alfredo Canavero ha affrontato il tema dell'unità incompiuta, seguito dal politologo Gianenrico Rusconi, che ha invece ribadito quelle che sono state le ragioni dell'unità, le idee e le forze che portarono 150 anni fa al percorso unitario. Confronto che sarebbe utile anche oggi, dove intorno a questo anniversario non si risparmiano le polemiche. Ma non è che si senta parlare moltissimo fra la gente di questo giubileo adesso, perché non si sa se si farà o meno la festa il 17 di marzo. Io ho avvertito in queste serate un'attenzione straordinaria sia nella prima che nella seconda serata e un intervento del pubblico dopo la relazione che si è dovuto anche interrompere proprio per mancanza di tempo, quindi con un coinvolgimento molto forte. E allora sentiamo alcuni passaggi a commento della relazione proprio del professor Rusconi da parte del direttore del settimanale diocesano L'Azione, Giampiero Moret. Che nel deserto attuale solo i cattolici hanno la forza di unificare e risanare il paese. Ma dovrebbero muoversi con più decisione e agire con idee chiare anche in campo politico, perché non basta proclamare ideali, proclamare valori, bisogna poi trasformarli in azioni, in pratica politica. Ma vale la pena impegnarsi a ricostruire una forte identità e unità nazionale? Sì, ha affermato il relatore. Senz'altro questa è stata la sua idea, perché senza una forte unità e identità nazionale non conteremmo più niente sul piano internazionale, saremmo lasciati da parte e marciremmo nella nostra miseria da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei valori che pur abbiamo come italiani. E allora dobbiamo ravvivare la nostra italianità, ha insistito molto su questo concetto, che non è l'italianismo, come lui lo ha chiamato. Questo, l'italianismo, è solo l'insieme di alcuni tratti esterni che ci distinguono dagli altri. Il
folklore, i gusti culinari, lo stile, una certa benevolenza aliena dagli eccessi, cose apprezzabili, ma con esse non si costruisce granché. L'italianità, invece, è avere la consapevolezza di appartenere ad una nazione, di avere la volontà di impegnarsi per farla crescere, disposti a dare qualcosa di se stessi. È il senso civico, la responsabilità sociale, che si manifesta anche nell'impegno per l'unità della nazione e nella stima della propria patria. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia! Relatore d'eccezione del terzo e ultimo incontro, Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della CEI. Il suo intervento, incentrato sulla questione meridionale e l'indirizzo del Magistero della Chiesa, naturalmente riporta subito l'attenzione sul federalismo, riforma tanto acclamata dal popolo veneto, che cela però il rischio di ulteriori spaccature se non attuata con giusti criteri. Se qualcuno vuole spaccare non fa nemmeno federalismo. Ecco, federalismo appunto perché federa. Cioè mette insieme, è preoccupato di dare spazio, iniziativa a tutti i soggetti in gioco, ma nella circolazione, nel circuito, nelle relazioni unitarie di un paese che viene da una storia statuale di 150 anni, ma che viene da una storia culturale di quasi un millennio. Assecondare la necessità di riforme del Paese senza perdere di vista la compagine unitaria di un'Italia che ha bisogno di rimanere tale, non per motivi nostalgici, ma a garanzia del suo futuro. Si tratta evidentemente di sapere equilibrare le varie esigenze attorno a questa unità perché non divenga limitante nei confronti delle aspirazioni, delle capacità, delle promesse dei territori, ma nello stesso tempo non sia messa in pericolo da queste stesse esigenze sopravvalutate in maniera unilaterale. L'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Monsignor Crociata nel pomeriggio ha anche visitato la tomba del sociologo trevigiano Giuseppe Toniolo, che presto sarà beatificato. Per me è stato un momento molto significativo anche conoscere i legami del Toniolo con questa terra, che è una terra di grandi tradizioni religiose, diciamo pure di santità. Questa figura di santità così legata al sociale si lega molto al cammino del nostro paese, nella sua, dall'unità fino ad oggi, e dunque questa figura presentata in questa nuova luce che la santità mette in evidenza può costituire un'occasione per riscoprire il senso di una storia segnata, non ultimo, dalla santità cristiana.